Ciao, benvenuti in questo nuovo episodio di My Lovely Wolf. Non vedo l'ora di proseguire l'avventura. Finalmente manca pochissimo al ritorno a Mystery Spill ed era ora, direi, perché è davvero da tanti, tanti episodi che siamo in questa giungla e sinceramente non ne posso più. E quindi iniziamo subito questo nuovo episodio e vediamo un po' quello che accadrà oggi. Passiamo i 2 giorni seguenti rinchiusi in una bolla illusoria, senza parlare delle nostre preoccupazioni. Esploriamo le isole galleggianti di Uros. Troppo duri piuttosto fisico, boh, dico la prima. Le isole sono abbastanza ripide, bisogna essere in forma per poterle visitare. Ce ne sono 40, fatte tutte di tortora, stavo dicendo, fatte tutte di totora, una specie di canna. Sebastian e io viviamo i nostri ultimi giorni di spensieratezza, come due amanti che sanno che la fine dell'estate li separerà. Ha fatto fatica a tornare al suo bungalow l'altra sera, ma avevamo entrambi bisogno di fare il punto della situazione. La notte seguente, tuttavia, non siamo riusciti a trattenerci. Avevamo tanto bisogno di amarci. È stato meraviglioso, ma il futuro mi spaventa. Bisogna vivere giorno per giorno. Chissà cosa ci porterà il domani. Potrebbe finire tutto nel momento stesso in cui rimetteremo piede a Mystery Spill. Voglio godermi ogni minuto al suo fianco. In ogni caso, cerchiamo di non parlarne. Esteban non sembra aver notato nulla, malgrado i commenti sarcastici del vampiro. Quando Samantha ci ha scoperti, ha provocato il disastro. Ad Esteban non importa della vita privata di Sebastian, ma preferisco che la nostra relazione rimanga segreta. Non si sa cosa potrebbe accadere ancora. Ma Esteban e il Perù saranno presto alle nostre spalle. Domani torneremo a Mystery Spill. Oh, finalmente! Stranamente non vedo l'ora. Sara mi è mancata tanto e voglio raccontarle tutto. Non vedo l'ora di avere la sua opinione su Kaata Ghilla. Sara è un'eccellente studentessa di miti e leggende, non mi prenderà per pazza. Partiremo domattina presto, quindi cercate di preparare i bagagli stanotte per non arrivare in ritardo. Se permetti, amico, avrei anch'io qualcosa da dire. Esteban lancia un'occhiata a Sebastian, che lo incoraggia con un cenno del capo. Esteban esita ancora qualche secondo, creando una suspense insopportabile. Infine, alza gli occhi verso di noi e sorride. Ho deciso di seguirvi a Mystery Spill per completare i miei studi. What? Urlo dalla gioia! È una notizia stupenda! Drogo, d'altra parte, inarca un sopracciglio sorpreso. Esteban sembra sfidarlo con lo sguardo. Non capisco cosa stia succedendo tra i due, ma non ha nulla a che vedere con un'amicizia genuina. Ma non mi importa, gli salto al collo, incoraggiando la sua decisione. Spiacente, preziosa, dovrai sopportarmi ancora per un bel pezzo. È fantastico! Dopo tutto quello che abbiamo passato, Esteban è diventato un vero amico. Forse il più importante che abbia mai avuto, dopo Sara. Vi immaginate Esteban e Sara insieme? Sono eccitatissima all'idea di fargli visitare Mystery Spill e presentargli la mia migliore amica. Un alleato in più non farà male. Esteban ha delle potenzialità enormi e voglio incoraggiarlo a seguire questa strada. Sì. E voglio incoraggiarlo a seguire questa strada, anche se il mio futuro all'università è più che mai incerto. In ogni caso, seguirò i suoi progressi da vicino o da lontano, a seconda di come andranno le cose. Rabbrividisco al riferimento alla sua possibile partenza. Deve averne parlato con il suo amico, perché Esteban gli rivolge un sorriso comprensivo. Era da un po' che volevo cambiare aria. Quello che è accaduto a Samantha mi ha aperto gli occhi. La vita è troppo corta. Ha ragione, tutto può finire dal giorno alla notte, bisogna vivere appieno e seguire i propri sogni, ma mi domando perché abbia sfidato Drogo. Dopo questo annuncio sorprendente, Sebastian ci lascia liberi di occuparci dei nostri affari. Mi armo della mia fotocamera e faccio alcune foto al lago e all'accampamento. Voglio cercare di catturare l'atmosfera, però
Voglio che Sara riesca a percepire quello che ho provato, come fosse stata anche lei qui. Ho pensato tanto a lei. Verremo qui insieme un giorno. Non so se ci ritornerei qui, sinceramente. Però, boh, provo a dire la seconda. La prima spedizione ha rinforzato l'idea che questa è la vita che voglio e vorrei che Sara fosse con me la prossima volta. Un viaggio tra amiche sarebbe meraviglioso. Riesco ad immaginarci mentre esploriamo insieme il Sahara o i ghiacciai di Ushaya. Tornata all'accampamento, qualcuno mi afferra per un braccio e mi trascina via, vicino ad un bungalow vuoto. Oh, è lui! Ti cercavo. Esteban è tornato al villaggio e il drogo è sparito. E quando mai quello sparisce sempre? La voce di Sebastian è dolce come il miele. Mi rannicchio tra le sue braccia incapace di resistere? Sì, la prima. Più la partenza si avvicina, più provo il desiderio di stargli vicina. È come una fame impossibile da placare. Intreccio le dita con le sue e lui inizia a baciarmele una ad una. Ho avuto notizie di Samantha. Un collega dell'università mi ha chiamato. Mi irrigidisco istantaneamente. Tutto ciò che riguarda Samantha mi rende nervosa ultimamente. E? Sebastian prende un grande respiro e mi stringe maggiormente a sé. Sta molto meglio ed è potuta tornare a casa. Ma il morso del serpente si è infettato mentre la trasportavamo ad Iquitos. Ha ancora bisogno di cura. Avrebbe potuto perdere la gamba. Oh cavolo! Faccio una smorfia al pensiero, ma anche per Sebastian si sentirà in colpa per tutta la vita. Sebastian si allontana leggermente e mi guarda negli occhi. L'intensità del suo sguardo mi spaventa. La mia bocca si secca, in attesa di sentire il seguito. Suo padre ha parlato col preside, ma non ha accennato alla responsabilità dell'università. Non sono tranquillo, mi sento sollevata. Boh, la seconda. Potrebbe essere così felice di avere di nuovo una figlia tutta intera da non avere interesse a trovare un colpevole. È un buon segno che Sebastian non sia stato rimproverato dal preside. Magari non se ne andrà così. Sebastian percepisce la mia angoscia e mi accarezza la guancia con le labbra. Adoro questa tenerezza, soprattutto perché so quanto possa essere brusco. L'intensità del desiderio che provo per lui non smetterà mai di sorprendermi. Sebastian sa esattamente come soddisfarmi, eppure è come se non fossi mai sazia. Come farò? Se sei d'accordo, vorrei passare più tempo possibile con te, prima della partenza. Non so cosa ci attende, ma stare lontano da te è ancora più insopportabile di questa incertezza. Oh, wow! Godiamoci questi ultimi momenti fino in fondo, poi si vedrà. Annuisco mentre il mio cuore vola verso le nuvole, in alto nel cielo. Non potrei immaginare un modo migliore per dire addio a questo paese affascinante che mi ha dato tanto. Ho passato la mia ultima notte tra le braccia di Sebastian e credo che me la ricorderò per tutta la vita. Ha lasciato il mio bungalow poco prima dell'alba per essere sicuro che nessuno ci sorprendesse. Dopo la sua partenza mi sono distesa languidamente, ebbra di amore e stanchezza. Penso che sentirò gli strascichi della nostra notte di passione per un po'. Mentre mi siedo sul letto ne scorgo i segni lungo il mio corpo. Li sfioro, le guance rosse dall'imbarazzo, mentre la mia mente cerca di ricordare in quali circostanze Sebastian le abbia provocati. Ma cosa? L'ha presa a morsi, a graffi, che è successo? Detto questo, non sono rimasta indietro. L'imminente partenza ha completamente cancellato la mia riluttanza e i miei complessi. Con lui non ho paura di prendere l'iniziativa, di condurre la danza, e credo che gli piaccia. Mi preparo al peggio, allora, spero davvero che la nostra relazione possa continuare. Nei giorni scorsi siamo riusciti a non pensare a ciò che accadrà al rientro e ci siamo goduti questi momenti preziosi come qualsiasi altra coppia. Una coppia nascosta però. Sarà difficile tornare ai nostri rapporti cordiali ma distanti. Con il cuore pesante do un'ultima occhiata al mio bungalow, per poi andare incontro ai miei compagni per un ultimo viaggio sull'aereo di Esteban. Cosa ne farai una volta partito?
Un amico sta venendo a prenderlo. Non ho alcuna intenzione di vendere questa vecchia carcassa. Troppi ricordi. E poi nessuno lo vorrebbe. Drogo ha parlato a voce molto bassa, in modo che potessimo sentirlo a malapena. Rispondo. Non vedo l'ora di non doverti più avere costantemente in mezzo alle scatole. Mi rivolge il suo solito sorriso beffardo, per poi salire sull'aereo diretto all'aeroporto di Lima. Facciamo appena in tempo a fare il check-in, per poi andare alla sala di imbarco. Mentre il personale di volo ci invita a salire sull'aereo, mi ritrovo a guardarmi attorno, cercando di registrare ogni immagine, ogni persona che incrocio. Sono stregata dalla magia del Perù. Al momento di partire, provo un dolore quasi viscerale. Forza, dolcezza, dobbiamo andare. Sebastian mi posa una mano sulla schiena e io mi volto verso di lui. Come al solito, la sua sola vista mi accende. Potrei ubriacarmi della sua presenza animalesca e selvaggia. Anche nella parte dell'insegnante emana questa sicurezza che fa cadere tutti sotto il suo incantesimo. Faccio ciò che dice e mi dirigo verso l'aereo, dove una hostess ci saluta con un grande sorriso. La sua gentilezza mi deprime. Ma perché mi deprime? La sua gentilezza mi solleva il morale. Le restituisco il sorriso. Dopotutto, la vita continua. Devo riprendermi e andare avanti. Quando arrivo al mio posto, mi aspetta una brutta sorpresa. Lo sapevo che eravamo sedute a fianco a lui. Che fortuna, cosina! Siamo vicini! Sospiro, morendo dalla voglia di strappargli dalla faccia quel sorrisetto sarcastico. Mi guardo attorno, ma mi rendo conto che gli altri sedili sono tutti occupati. Drogo intercetta il mio sguardo. Non preoccuparti, cosina. Ti prometto che mi comporterò bene, per quanto possibile. Mi lascio cadere al suo fianco. Per fortuna sono vicina al corridoio centrale e non bloccata contro l'oblò. Anche se mi sarebbe piaciuto ammirare il panorama un'ultima volta. Il decollo avviene senza problemi. Faccio l'occhiolino ad Esteban, seduto accanto a Sebastian qualche fila più in là. Questo volo sarà un bel cambiamento rispetto agli scossoni del suo aereo. Tiro fuori il diario e mi sistemo comodamente sul mio sedile. Faccio in tempo a scrivere due parole che sento un movimento contro il mio braccio. Rivolgo uno sguardo infastidito al mio vicino. Qualche problema? Metti via gli artigli, cosina. Volevo solo guardare il tuo disegno, tutto qui. Gli lascio dare uno sguardo. No, mi volto. Non gli lascerò mettere il naso qua dentro e il mio diario privato, per non parlare dello schizzo fatto da Sebastian mentre dormivo. C'è troppo di me in queste pagine. Non posso condividerle con nessuno, tantomeno con Drogo. Lo fisso, sospettosa, ma i suoi occhi castani non tradiscono alcuna ironia. Drogo non smetterà mai di sorprendermi. Grazie, ti sei fatto anche tu dei ricordi? Drogo scoppia in una risata senza gioia e incrocia le braccia dietro la nuca. E io che sussurravo per non farci sentire. Non mi lascio ingannare dal suo atteggiamento falsamente arrogante. Improvvisamente sembra quasi triste. Ho 75 anni, non mi eccito come un adolescente di fronte ad un paesaggio. Osservo il tempo passare e francamente non è sempre interessante. Ah, credevo fossi più vecchio, pure io sinceramente. Lo so, non dimostro la mia età. Rido. È insopportabile, insolente, irritante, ma credo faccia parte del suo fascino. E poi, in fondo, credo di piacergli, probabilmente perché non mi lascio calpestare, e poi la sua vita non è facile. Drogo si acciglia alla menzione del mio potere. Sì, non è l'unico ad avere degli assi nella manica. Non pensavo davvero potessi tenere il passo. Ammetto che mi hai sorpreso. Lo prendo in giro. È piuttosto divertente prendere Drogo alla sprovvista. Visto? Hai ancora tante cose da scoprire. Non giudicare mai un libro dalla copertina. Drogo ridacchia, ma leggo dell'affetto nei suoi occhi. Non so come reagire alla cosa, quindi mi riconcentro sul mio diario.
In fondo, ho sempre saputo che eri piena di risorse. Non te la caveresti tanto bene con Lori altrimenti. All'accenno della sorella che mi aspetta al maniero, mi blocco. Oh, sarà un vero shock. Oddio, non lo so. La prima o la seconda? La prima. Mi ero quasi scordata di quel tornado con i codini. Mi illudo se penso che mi lascerà il tempo di riadattarmi tranquillamente. Probabilmente mi salterà addosso non appena avrò superato la porta del maniero. Era così arrabbiata quando sono partita. Chiudo il diario e mi lascio andare contro il sedile, guardando l'oblò. Drogo sembra essere perso nella contemplazione del cielo. Il suo comportamento affabile, quasi gentile, mi turba. È sincero o sta solo cercando di fugare i miei sospetti? È venuto con noi per un unico motivo, ma dovrà vedersela con Sebastian prima di potersi avvicinare allo specchio. Come si comporterà una volta rientrati? Chi lo sa? Mentre entriamo nell'aeroporto di Mystery Spill, mi sento come se vedessi la scena dall'esterno del mio corpo, tanto estremo il cambiamento di clima e atmosfera. Finalmente a casa! Avendo vissuto da soli per più di una settimana, la folla improvvisa e la frenesia sono difficili da sopportare. Le persone vanno e vengono, qualcuno mi urta senza neanche alzare gli occhi dal telefono. Mi verrà un attacco di panico, mi sento male, la prima, l'attacco di panico. Sono quasi diventata agorafobica dopo il tempo passato nella giungla. Così tante persone nello stesso posto, così vicine, così rumorose, mi fanno venire un orribile mal di testa. Mi faccio strada per raggiungere i miei compagni, dopo aver ripreso la mia borsa al ritiro bagagli. Sebastian ed Esteban hanno già chiamato un taxi per raggiungere il centro città. Il dolore mi annoda lo stomaco, facendomi quasi venire la nausea. Sembra che Sebastian stia cercando di fuggire come un ladro, ma notando una figura ben nota nelle vicinanze, capisco la sua impazienza. Oh oh oh, c'è Nicolè qui, quanto tempo mi sei mancato! Il ritorno dei figli prodighi al maniero, sono felice di ritrovarvi tutti interi. Nicolè è appoggiato alla portiera della sua auto, elegante e distinta, proprio come il suo proprietario. Drogo emette un grugnito molto droghesco e scivola sul sedile posteriore, dopo aver gettato i suoi bagagli nel bagagliaio. Nicolè mi prende galantemente la mano per aiutarmi a sedermi nel sedile passeggero e io gli sorrido. Quando Sebastian mi rivolge uno sguardo affettuoso che sembra dire arrivederci, mi si stringe il cuore. Grazie per essere venuto a prenderci, Nicolè. Mi rivolge uno sguardo affettuoso. Non avrei mai potuto lasciarvi rientrare in taxi. Lori è al settimo cielo all'idea di rivederti, Allison. Davvero? Perché la cosa non mi rassicura, ci andrò piano. Riuscirò a contenere Lori finché non mi riprenderò. Tecnicamente, oggi è ancora giorno di congedo. Al peggio, mi barricherò dentro la mia camera. Nicolè prende posto dietro al volante e mette in moto. Getto un'ultima occhiata a Sebastian ed Esteban dallo specchietto retrovisore, ma sono già saliti in taxi. Non ho avuto il tempo di salutarli e mi si stringe il cuore. Si torna al punto di partenza. Guardando le strade e i vecchi edifici che costituiscono la bellezza di Mystery Spill, vengo presa dalla nostalgia. Ma da quanto tempo? Riconosco ciascuno dei vicoli e potrei fare la strada verso la villa ad occhi chiusi. Eppure è tutto un altro paesaggio a farsi strada nella mia mente. Più selvaggio e lussureggiante. Ai clacson si sovrappongono i versi degli Ara, ai lampioni tronchi nodosi appesantiti da liane. So che ci vorrà un po' per riabituarsi alla vita cittadina, al costante flusso del traffico, alle conversazioni. Non vedrò l'ora di riprendere la mia vita, ci vorrà del tempo. La prima. Lori, i miei studi, Sara, non sarà così terribile tornare al maniero. Sono certa che le mie recenti esperienze mi abbiano cambiata. Voglio godermi la vita al massimo e non permetterò più a nessuno di calpestarmi. E io per oggi mi fermo qui, ma che bello, finalmente siamo tornati a Mystery Spill, a casa, era ora, dopo tantissimi episodi. Adesso sinceramente non vedo l'ora di scoprire quello che accadrà. Rivedremo Sara, ritorneremo all'università.
Wow, veramente non vedrò l'ora di scoprirne di più e spero ovviamente che Sebastian non se ne vada via, ma che rimanga. Lo scopriremo nel prossimo episodio. Spero che questo comunque vi sia piaciuto. Se così, vi invito a lasciarmi un bel pollice in su. Vi auguro una buona giornata e spero ovviamente di rivedervi in un prossimo gameplay. Ciao!